tira tantissimo, per esempio. Tira tantissimo. Sì. Tu vieni da, vai da un educatore con quel cane e gli dici, gli devi esporre le problematiche che hai col cane. Tira tantissimo. Poi. Basta, io sono solo cani che tirano. Facciamo ma... un caso più eclatante. Cioè Golia non gli piace essere toccato. Non gli piace essere toccato. Salta addosso. Questa è la personalità del cane, guardate bene. Salta addosso. Salta addosso. Teresa la conosci, hai visto? Teresa morde il guinzaglio. Leona quando esce dalla gabbia dà i mozzichi addosso. Quindi da un bel calcetto. Guardate com'è pieno la personalità di questo cane. Voi avete questo cane, lo portate a un educatore. Questi, il 90% di quelli che girano e dicono mi puoi prendere in esame questo cane, devo fare il recupero comportamentale. La prima cosa che fanno, secondo voi qual è? Prendono il cane e cominciano a fare dei comandi, prendono il cane a guinzaglio e cominciano a fare piede, seduto. Quindi cosa fanno? Fanno piede e mettono una cosa, seduto. Guardate che fa. Ok? Il recupero comportamentale funziona in un altro modo, non è a mettere le cose ma è a togliere. Quindi devi togliere. Ora c'hai una personalità che si possono mettere le cose. Una volta che in gergo si dice il cane è pulito, puoi mettere dei comandi dentro, non puoi farlo prima. Ok? Per fortuna fanno tutti così c'è lavoro anche per altri. Tutti fanno così, ma